Ma parlavamo di Vis, arriva un'altra partitissima. Domenica al Palabotteghelle, sfida contro Costa d'Orlando. Nella formazione siciliana gioca il nostro ospite Pietro Mazzana, buonasera. Buonasera, buonasera Giovanni. Insomma, una partita complicata, una partita tutta da vincere anche in ottica post-season, soprattutto in ottica post-season, dico bene? Sì, sicuramente sarà una bellissima partita, una partita da vivere. Sono le partite che tutti vorrebbero giocare, anche perché ci giochiamo, tutte e due le squadre si giocano grandi chance di arrivare tra le prime tre squadre che poi si classificheranno per accedere ai playoff, che da quest'anno sono a tre squadre. Costa d'Orlando, Vis, Patti e Cefalù, chi ha qualcosa in meno rispetto alle altre secondo te? Guarda, siamo una squadra rispetto alle altre, parlo di noi perché comunque la squadra che vivo più da vicino giocando qui, sicuramente noi abbiamo un po' meno fisicità rispetto a queste squadre, che però sta risultando la nostra forza fondamentalmente, e quindi non lo so, io non voglio sbilanciarmi, io onestamente voglio arrivarci a tutti i costi, perché ormai, anzi, non mi voglio guardare indietro, mi voglio guardare avanti, siamo a due punti delle prime in classifica, quindi giochiamoci questa partita, cerchiamo di vincerla e i conti li facciamo alla fine, anche perché nelle prossime cinque partite ci sono molti scontri diretti, quindi si deciderà là il campionato. Nelle ultime uscite della Vis, ero presente al palazzetto, ho visto poco tifo, devo dire, gente rilassata che si gode lo spettacolo, per carità, però c'è poco tifo. Con la Costa d'Orlando c'è il rischio che venga tutta la curva Vazzana, insomma, a fare il tifo. Probabilmente, sicuramente ci saranno gran parte dei miei amici che sicuramente non mi faranno mancare il loro apporto, anche se mi sa che quest'anno c'è un po' di conflitto di interessi, all'interno che Vladi gioca dall'altra parte, quindi sarà una bella lotta. Che cosa ne pensi del campionato della Vis? Un campionato di vertice, un campionato molto molto convincente? Guarda, sicuramente rispetto alle altre squadre che sono nelle prime posizioni, non hanno fatto nessun passo falso con le cosiddette piccole. Noi secondo me ci portiamo dietro la sconfitta di Ragusa che ci ha un po' penalizzato in classifica, anche perché poi ci siamo ben comportati con le altre. La Vis ha dimostrato in queste partite innanzitutto tutta l'esperienza che ha il proprio roster, vedi Sebi o vedi Stefano Zampogna, quindi non hanno fatto nessun passo falso se non con le altre squadre di alta classifica, tranne che con Cefalù, che mi sembra che hanno vinto in casa. Quindi questa è la chiave, secondo me. Infatti, stanno facendo un grande campionato, bisogna dargli atto. Tre squadre alla fase successiva contro altre regioni, con l'inconsapevolezza di dove si andrà l'anno prossimo fondamentalmente, perché ancora non c'è niente di certo, è una FIPO sempre più confusa, insomma. Sì, molto non è chiaro ancora come faranno i vari campionati, onestamente non ho proprio idea, ma infatti si parla anche di una Serie C divisa in gold e silver, io ancora non ho capito quali sono le reali previsioni della FIP in quest'ambito. Sì, è tutto molto nell'aria in questi giorni, insomma, sono arrivate come il basket italiano. Sì, sono arrivate le delibere per la 2 unica, che fondamentalmente sarà anche qui composta da due gironi, non sarà un girone unico, dunque tanta differenza tra gold e silver probabilmente non ci sarà, saranno due gironi equiparati. Parlavi del Costa d'Orlando, di una formazione un po' atipica, senza lunghi effettivamente di ruolo, un po' come la Viola di quest'anno, insomma. Sì, noi innanzitutto abbiamo un bel gruppo, un gruppo affiatato, un gruppo che lavora mattina e pomeriggio in palestra, che fondamentalmente abbiamo dovuto compensare queste lacune col lavoro in palestra. Noi ci alleniamo tanto con il nostro coach, con Peppe Rondello, che ci tiene sempre lì sul pezzo,
abbiamo voglia di vincere fondamentalmente, perché comunque se prima eravamo gli outsider, adesso abbiamo tutte le carte in regola per giocarci, noi sicuramente verremo a Reggio per vincere la partita, perché abbiamo voglia di arrivare alla fase finale e di pagare tutti i sacrifici che stiamo facendo, perché comunque dopo che un anno ti alleni mattino e pomeriggio, butti sangue in palestra, l'unico modo per ripagare tutto questo lavoro è vincere, fondamentalmente, cercare di accedere alla seconda fase, se no sarebbe comunque sia, non hai raggiunto l'obiettivo che ti sei prefissato prima, anche se inizialmente non era quello, però una volta che sei lì, cercare di provarci. Fantastichiamo, da domani diventi il nuovo direttore sportivo del Costa d'Orlando. Qual è il giocatore che ruberesti alla VIS di questa stagione? Io per quanto mi riguarda, per quello che manca a noi, io mi sarei preso a Vladi quest'anno, perché comunque siamo in tutti i ruoli, siamo abbastanza completi, che non me ne voglia il mio amico, il mio compagno di squadra di Rodriguez, che ci a Vladi. A Vladimir lo sarebbe su tutta la vita, però domenica dovremmo metterlo in difficoltà in qualche maniera, dovremmo lottare per vincere questa partita a tutti i costi. E con Vladimir Pellegrino hai condiviso una bellissima esperienza nella passata stagione a Cosenza, dove voi andavate in trasferta in 5, andavate a vincere. Quest'anno la filosofia non è cambiata, cambiano gli uomini, cambiano le pedine, però continuano a far bene. Doppia sconfitta, prima contro di voi al supplementare e adesso al Fulmicotone contro la Vis, però arrivavano a 5 vittorie consecutive. È l'area di Cosenza che provoca questo effetto. Una grande impressione, onestamente. Ho visto sicuramente un quintetto che gioca bene insieme, ma comunque d'altronde è molto, quando giochi in 5-6, se tieni fisicamente, comunque sono tutti ragazzi, ti diverti. Se non hai aspettative come non avevamo noi l'anno scorso, fondamentalmente ti diverti, non hai pressioni, non hai paura di sbagliare, quindi è tutto più semplice. Sono stati molto bravi quando sono venuti qua, ci hanno messo in difficoltà, sono partiti forte, per riprenderli abbiamo fatto un sacco di fatica, poi siamo andati a supplementare, noi eravamo già convinti comunque che avremmo vinto la partita, perché ne avevamo più di loro, però mi hanno fatto una grande impressione, hanno tirato con cifre straordinarie da 3 punti, quindi si vedeva che ci sono, che comunque non sono la squadra che si aspettavano tutti dopo la tiri delicati, che avrebbero mollato, hanno onorato il campionato e l'hanno fatto molto bene, onestamente. Pietro, per concludere, la Viola ritorna nella 2 unica dopo 9 anni, in quella formazione c'eri anche tu, era la formazione di coach Paolo Moretti, tu eri l'under della squadra che entrava e faceva sempre canestro, questo dobbiamo ricordarlo. Che ricordi porti con te di quell'annata? Ma quell'annata è stata un'annata caratterizzata dai problemi economici, quello me lo ricordo sicuramente, è stata una bella esperienza per me, per carità, è stata bellissima. È stata un'annata dove andavo in trasferta, iniziavo a capire come era il basket vissuto da giocatore, non più da ragazzino. Sicuramente porto gli allenamenti, porto l'esperienza di essere stato allenato da coach Moretti, che adesso allena in Serie A Pistoia, quindi è stata un'annata molto, molto bella e molto, me la sono goduta onestamente, perché comunque sia, se non sei un giocatore di Serie A, magari certi ricordi ti rimangono con molto piacere. Poi tutto alla fine quella Viola è la Viola che mi è rimasta nel cuore. Sono andato a vedermi la Viola, mi ha fatto piacere quando sono venuto a vedere la Viola con Treviso, vedere tutta quella gente al palazzetto, anche se mi aspettavo che non fosse solo per la partita con Treviso tutta quella gente, invece vedo che adesso il pubblico è un pochino diminuito, questa cosa mi dispiace un pochino, perché se dobbiamo ritrovare la passione la dobbiamo ritrovare ogni domenica, non solo perché Dio l'ha Treviso, perché la squadra l'ha sostenuta e sta facendo molto bene, onestamente. Questo è sicuro e chiaro. Chi è il giocatore più forte di quella squadra? Gioban?
Giobbanna mi ha fatto una grandissima impressione, perché comunque era alto, poco più di me, giocando da 5 riuscì a fare 30 minuti a partita. Vabbè, poi c'erano Maestranzi, che poi ho fatto la Serie A, c'era, vabbè, c'era Tony Williams, che avevamo già visto qualche anno prima, con la Viola che aveva raggiunto i playoff, sempre con Treviso. Era una squadra che comunque non ha raccolto quanto aveva terminato, ma sempre era una squadra che poi l'anno dopo comunque è fallita e non ci è stata più per un paio di anni. Quindi onore a chi ha riportato in vita la Viola. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare, perché se la Viola oggi esiste ancora, è per chi l'ha voluta fare rinascere di nuovo. Quindi la gente deve essere un pochino più attaccata e non andare solo alla partita con Treviso, andare a tifare la Viola ogni partita, perché comunque sia per un reggino come me è sempre bello quando il tantino residente e quando la Viola vince. Quindi non, spero che i tifosi reggini lo capiscano, onestamente. Quanto sei contento per il Valgallico? Quanto sei contento per il Valgallico? Sono molto contento, perché comunque giocano la 8 decimi del roster è composto da amici miei, quindi sono doppiamente soddisfatto. Poi il Gallico è dove sto io, quindi ancora la squadra di basket non c'è mai stata a Gallico, quindi sono molto contento. Pietro, un abbraccio e ci vediamo domenica. Un abbraccio anche a te Giovanni, a domenica, e forse lo sto parlando. Ciao. Ciao, ciao.